Religion Today Film Festival è un festival interreligioso e internazionale che ha come finalità accomunare i popoli attraverso proprio il cinema. Religion Today è nato a Trento nel 1997 come primo festival cinematografico itinerante dedicato al cinema delle religioni. Noi lo facciamo da un lato perché crediamo che il cinema delle religioni possa dare un suo contributo specifico allo sviluppo della società, un contributo artistico, un contributo morale, un contributo culturale, un contributo spirituale. E dall'altra parte il nostro obiettivo attraverso il cinema è anche quello di favorire il dialogo tra le religioni, a partire da una migliore conoscenza reciproca, perché sappiamo che il cinema è anche uno straordinario mezzo di comunicazione, di informazione, e attraverso quindi il linguaggio d'arte e di comunicazione del cinema noi vogliamo, ci proponiamo appunto di aiutare le persone a superare qualche diffidenza, qualche paura. Si vive non solo a Trento, Roma, Nova Delfia, ma anche a Gerusalemme e in altri posti internazionali come Iran, Iraq, Albania, Russia e tantissimi altri posti. E sottolineo anche un festival itinerante, è dall'inizio proprio nella natura del Religion Today, per questo siamo felici di essere da 3 anni ormai qui a Sant'Angelo a Fasanella durante l'estate, come pure cerchiamo di andare dovunque ci sia interesse per le nostre tematiche. E perché qui a Sant'Angelo a Fasanella? Sicuramente questa è anche un po' la domanda che si chiedono un po' tutti. È nato proprio per questa esigenza di sentirsi comunità aperta al dialogo con le altre realtà, non soltanto realtà per dire del territorio, ma con tutte quelle persone che vengono in nostro territorio a vivere. E sappiamo che ci sono tante persone di altre religioni, non solo cattolici ma anche musulmani, che vengono anche dalla Romania, dalla Bulgaria e così via. Allora abbiamo visto come Sant'Angelo è un luogo adatto per iniziare questo dialogo interreligioso e spalancare le porte proprio nel nostro territorio della diocesi di Giovanni Policastro, ma anche qui nel sud Italia. Diciamo che è la prima tappa, l'unica tappa che è al sud Italia. Il nostro archivio è ricco di film che rappresentano un po' tutte le grandi religioni e quindi in questi giorni abbiamo visto film sul cristianesimo, in particolare cattolico, ma abbiamo visto anche film sull'Islam, sull'ebraismo, sull'induismo e tante altre religioni sono rappresentate nel nostro archivio. Il tentativo è proprio quello appunto di raccogliere tante opere che con linguaggi diversi, sia proprio dal punto di vista strettamente cinematografico, sia dal punto di vista culturale, ci aiutino ad allargare il nostro sguardo, perché noi siamo convinti che anche a partire da un'identità forte, da una buona conoscenza della propria tradizione, della propria cultura, della propria fede, anzi proprio forti di questa identità, si possa allargare le braccia per avvicinarci all'altro, conoscerlo meglio, sempre nel rispetto reciproco.